colleghiamoci con Radio Padana. Trasmetteranno un messaggio del Ministero della Salute. Molto probabilmente ci sarà qualcosa, ci sarà una notizia, ci diranno qualcosa. Attenzione, attenzione, messaggio a tutta la cittadinanza. Secondo un'indagine dei servizi sanitari padani per la sicurezza del farmaco, è emerso che la casa farmaceutica Mallanini, produttrice del vaccino antipertosse in vendita negli stati meridionali tramite accordo commerciale, è stato modificato volutamente a livello genetico tale da alterare i comportamenti dei meridionali vaccinati con esso, affinché assomiglino alla nostra cittadinanza. Il presidente della casa farmaceutica De Maggio smentisce tutte le accuse a suo carico, incolpando lo stesso stato padano di aver pilotato la ricerca del vaccino su un'altra strada. Restate in ascolto per ulteriori aggiornamenti. Ma questi sono proprio pazzi.